Avere i librai è stata sicuramente una delle manifestazioni più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda la Sicilia. Arcadia Editore è stata molto felice dell'invito che ha ricevuto per potersi confrontare e anche poter far conoscere a un pubblico ancora più vasto tutte le sue pubblicazioni e le sue novità editoriali. Noi siamo doppiamente legati alla Sicilia per motivi affettivi e professionali, come forse saprete. La collana Sidecar nasce in Sicilia con Sorelle Peditore che fanno un ottimo lavoro di scouting e di conoscenza di autori che possono sicuramente ben figurare in quello che è il panorama attuale della letteratura italiana. Quindi sicuramente la sospensione della manifestazione, da un certo punto di vista, per gli ovvi motivi che conosciamo, ci dispiace, ma siamo sicuri che a brevissimo. E speriamo veramente in tempi non dilatati oltre misura ci potremo ritrovare nella bellissima Palermo per poter finalmente tornare a parlare di libri, incontrare la gente, gli scrittori, giornalisti, critici, librai, tutti coloro che insomma ruotano intorno a questa filiera. Quindi è una sospensione temporanea e non vediamo l'ora di tornare in Sicilia. E poter condividere con tutti voi il nostro cammino. Un abbraccio a tutti. Salve, sono Ivana Peritore e insieme alla mia gemella Mariela curo una collana all'interno della casa editrice Arcadia. Sidecar nasce nel gennaio del 2019 e si prefigge di ricercare e pubblicare autori con voci e con cifre stilistiche un po' fuori dal coro, per intenderci quelle molto vicine alla linea editoriale di Luigi Bernardi in Perdisa Pop. Ed è per questo che l'anno scorso, in aprile, decidemmo di pubblicare Stato di famiglia di Alessandro Zannoni, autore caro a Bernardi. In questa raccolta di racconti, Zannoni ci descrive il malessere che può albergare all'interno di molti nuclei familiari e che improvvisamente può esplodere in tutta la sua drammaticità ed efferatezza. A seguire decidemmo di pubblicare Inciampi di Gianmarco Griffi, anch'essa una raccolta di racconti però molto divertente, descritti e immaginati proprio dalla penna brillante di un autore che ci rimanda a delle storie inverosimili, grottesche, quasi ai confini della realtà, ma che molto spesso possiamo ritrovare nella vita quotidiana di ognuno di noi. A seguire, decidemmo di pubblicare un esordiente, Francesca Piovesan, che con A pelle scoperta, ci, mostra, dei quadretti, delle piccole miniature in cui i personaggi e le vite sono, storie comuni, sono normali, ma che vengono percepite dall'autrice, in maniera molto profonda, molto sensibile e anche molto carezzevole. A novembre decidemmo di pubblicare Come una barca sul cemento di Roberto Saporito. Roberto Saporito è anche egli un autore di Perdisa Pop ed è il primo romanzo presente in Sidecar. Primo romanzo in cui l'autore ci presenta un protagonista che improvvisamente è costretto a cambiare vita, un professore universitario che diventa un guardiano di barche e che nel tentativo di superare quegli stadi di momentanea solitudine comincia ad intrecciare relazioni via web con vecchie fiamme e che diventano momenti e immagini di grande e profonda carnalità e che in un certo senso ci rimandano ad una sorta di disagio personale, ad uno sbandamento di un presente, ma anche di un futuro per il protagonista molto incerto. A gennaio è la volta di Rosario Palazzolo, autore anche di Perdisa Pop, che viene immediatamente segnalato da Giulia Ciarapica al Premio Strega. Questa è la storia di un assassino che si racconta da morto, e che un assassino però molto maldestro, a tratti romantico, che ce lo fa sembrare persino simpatico, e che attraverso il suo, e che attraverso un linguaggio particolare,
Con un flusso di coscienza ci trasmette l'inquietudine della sua vita passata, ma anche della sua vita da morto, tra virgolette. Con questo concludo, vi auguro buon pomeriggio e un arrivederci alla Via dei Librai Web. Buongiorno. Ebbene, io sono qui perché volevo dare il mio contributo a questa bella manifestazione palermitana che si chiama la Via dei Librai, alla quale avrei dovuto partecipare insieme alla casa editrice Arcadia e al mio libro La vita schifa, e che purtroppo davvero non si può. Pertanto si è pensato di partecipare in qualche maniera dal falso e lo farò leggendo un piccolo estratto del mio libro di cui sopra. Pertanto leggo. Mia nonna era stile a mandalire, però più rotta, mezza corta, fatta di una specie che non si capiva se era femmina oppure no, per primo perché c'aveva la voce grossa, uso canina. Eppure mio nonno ci tremava, e poi perché si truccava tutta rossetta e occhi pitturati che io non ce li ho visti mai, occhi veri a mia nonna. E difatti, quando camminava per la strada, in fondo, tutti si abbassavano la testa per la paura e sghignazzavano sicuro, e lei manco una felicità ci aveva, nel senso di dimostrarle, mai una parola bella per nessuno, e soprattutto per me, che ero quello venuto male nella famiglia, il fesso di testa, e difatti io, quando ero piccolo io, mi pareva di essere il più sbagliato, l'errore costruito persona, e una cosa che facevo la facevo sempre male per mia nonna, per mia madre, e capitava, io credo, perché loro si credevano che il mondo era sempre migliore di loro, pure se facevano il tutto per non sembrarlo. Era una cosa sviluppata nel femminio della mia famiglia, per di più in diagonale, suocera e nuora, una specie di germe nel cervello che le faceva proprio sicure che io non sarei riuscito mai a fare un passo senza che la gente pensava che ero scemo. Era una sensazione forte che si presentava prepotente ogni domenica quando la famiglia si riuniva e cominciava già dal saluto davanti alla porta che i parenti, nel mentre mi salutavano, mi guardavano gli occhi un secondo più del normale, come a volerci indovinare una scemità più luminosa della domenica precedente. Certo, pure i miei cugini avevano intuito qualcosa e difatti con me ci avevano sempre la battuta cattiva pronta a insultare, pure un atteggiamento prudente di starmi alla larga, come se potevo immischiargli la stupidità. Io proprio li odiavo e addirittura certe notti mi sognavo di torturarli, del tipo che a uno ci tagliavo un piede, a un altro una mano e poi una testa, e infine con quei pezzi mi costruivo un cugino fatto apposta, mostruoso al punto giusto, solo un poco più scemo di me, che potevo tormentarlo solo io. E perciò, mentre gli altri ragazzi se ne stavano tutti assieme nel giardino davanti casa a ridere e gridare, io giocavo da solo in un angolo dell'ingresso. Certe volte mi costruivo personaggi di tovaglioli, personaggi che vivevano in case di tovaglioli, dentro stanze di tovaglioli, e io li facevo parlare e lavorare e campare, e la famiglia passava e mi guardava e faceva espressioni come a dire: povero ragazzo. Eppure quando combinavo danni, li combinavo me con me, perché sono sempre stato solitario io, pure nell'inguaiarmi. E per esempio mia nonna aveva questo cavalluccio a dondola colorato che noi nipoti non ci dovevamo salire, e se lo teneva nella camera da pranzo, che era una camera piena di segreti per noi piccoli, una camera come se c'era scritto vietato entrare sulla porta della camera. Io invece ci entravo di nascosto ogni domenica e c'aveva una faccia proprio antipatica sto vaccavallo, spiccicata a mia nonna, e in quella casa, la verità, ogni cosa somigliava a lei: le persone dei quadri mia nonna, i cani di porcellana mia nonna, e persino i tappeti ci avevano certi grigori che formavano la sembianza sua, e pareva proprio che era passato di lì il mago, nome di mago, che con la bacchetta aveva trasformato ogni cosa uguale a mia nonna, e ora ci voleva l'antodito, l'antidoto, intodito, e insomma la contropozione del come minchia si chiama. E così durante il pranzo io mi infilavo la cotoletta in bocca e la masticavo per bene e la lasciavo lì di lato dentro le guance, e
E appena finivo mi alzavo finta che andavo in bagno, invece entravo nella stanza segreta e ci avevo fatto un buchino dove c'era la bocca al cavallo e piano piano ci ficcavo la carne, ogni domenica una cotoletta e questo cavallo puzza di morte, disse un giorno mia nonna a mio padre, girò il cavallo e alzò e vide il buco e insomma si scoprì che il cavallo finto era tutto ripieno di carne vera e subito vennero a pigliare a me, del resto è una schifezza da scemi, gridava mia nonna e in quella casa l'unico scemo ero io. Ebbene, io ho fatto la mia bella falsificazione dell'evento vero, bellissimo, che è la Via dei Librai, e pertanto ne approfitto per salutarvi. Bye bye.